Buonasera, ci troviamo a Fuente d'Attilo, uno dei borghi antichi più suggestivi dell'area grecanica. Si è appena concluso l'incontro con il dottore Carmelo Bagnato, autore del libro Fuente d'Attilo nella storia dalle origini a San Gaetano Catanoso, La Ruffa Editore. Ci troviamo in particolar modo in via Lanzaro, che è una delle vie più antiche di questo borgo, in cui abbiamo parlato ampiamente della storia di Fuente d'Attilo. Quello che le vorrei chiedere è come è stato concepito il libro. Io, di padre Catanoso, sono stato sempre un ammiratore. Tra l'altro poi sono entrato pure nella parentela. E in ogni mio libro, quasi in ogni mio libro, c'è stato lui. Il penultimo che ho fatto, Corio di San Lorenzo, cioè San Gaetano Catanoso da Corio di San Lorenzo, c'è tutta la sua vita dalla nascita. Certamente c'è pure qualche accenno a Pentidattilo. E sin da allora io mi sono riproposto di continuare a scrivere di lui, a cominciare da dove è stato per la prima volta parroco. E lui è stato per la prima volta parroco a Pentidattilo. Quindi mi sono impegnato di venire a Pentidattilo e narrare e dire di lui, fare delle ricerche per vedere cosa aveva fatto, cosa, insomma, dove, come si suol dire, si era fatto le ossa per la sua santità. Un libro in cui si possono evidenziare delle ricerche storiografiche molto attente, cioè voglio parlare di questa ricerca. Esatto, allora, naturalmente, per scrivere di padre Catanoso a Pentidattilo, ho dovuto fare delle ricerche per capire il contesto in cui si è venuto a trovare in quel periodo. Però, leggendo dei libri su Pentidattilo, mi sono accorto che sì, c'era stata molta letteratura, però tutta in modo parziale, o se c'era qualche evento o qualche ricerca particolare, non c'era stata effettivamente mai una ricerca globale sul paese. Allora ho detto, sto scrivendo di padre Catanoso, ho scritto di altro, continuiamo la ricerca e andiamocene in fondo. E così con la ricerca sono arrivate alle origini e ho steso appunto questo libro. Nel libro non c'è una successione cronologica, questo lo rende molto più C'è una interessante. successione logica, si può dire. Perché ho cercato di vedere un po', sì, c'è cronologico, in qualche modo non può mancare, ma vedere i fatti che si sono in qualche modo realizzati in quel momento per dare un nesso tra l'uno e l'altro. Cioè, c'è una logica non cronologica, ma in un diverso modo definibile, che è stata molto bene accettata dall'editore e perciò è andata bene anche perché la relatrice molto brava che ha ben interpretato il mio pensiero, l'ha interpretata proprio nel modo che io l'avevo espressa. Nel corso dell'incontro si è parlato anche per quanto riguarda la data della tragedia degli Alberti. Sì, ecco, nella tragedia degli Alberti, che ha parlato di Pentidattilo, o perlomeno molta gente ha parlato di Pentidattilo perché ha voluto parlare della tragedia degli Alberti. Però hanno fatto, diciamo, piuttosto dei romanzi e i personaggi storici li hanno usati soltanto ai fini del romanzo e non viceversa. Al che io mi sono riproposto di partire dai documenti e arrivare effettivamente a quella che è stata la tragedia e dire quello che effettivamente si conosce. Di altro parlare di fantasia non si può parlare quando si tratta di storia. Come ha fatto ad arrivare a questo? Niente, alla ricerca dei documenti, tra letteratura, ma letteratura documentata e i documenti che ho cercato in tutti gli archivi, in tutte le biblioteche, insomma io ho una ricerca che dura da parecchi anni. Il libro può essere diviso in due parti, una parte storiografica, una seconda parte in cui ci sono delle ricerche dettagliate sul padre C'è Catanoso. quella, diciamo,
fotografica e c'è quella documentale. Un'appendice che di interviste, di resoconti, di atti. Ci sono anche le interviste fatte da una suora di Reggio, una suora negli anni 80, non mi ricordo precisamente, che veniva a interrogare prima della beatificazione, addirittura veniva a interrogare la gente anziana che aveva conosciuto padre Catanoso, con cui aveva avuto rapporti, e quindi meglio di così, meglio di questa gente, nessuno poteva testimoniare come si era comportato questo santo, che poi per il suo comportamento è assurda agli altari della nostra religione. Prossime pubblicazioni? Beh, è già quasi pronta quella di San Pantaleo, quasi pronta pure la seconda edizione San Lorenzo, però c'è pure Condo Furi, penso. Io lavoro, poi come si presenta l'occasione. La situazione è difficile anche per gli editori, figuriamoci per noi.